Ieri invece si è concluso il Lucca Comics and Games, una delle più importanti manifestazioni dedicate al mondo del fumetto. Quest'anno, pensate, ha visto circa 320.000 visitatori per le strade di Lucca. Sono stati presentati 3 francobolli celebrativi della giornata della filatelia dedicata quest'anno al ritorno della scrittura, e i bozzetti sono stati disegnati dal fumettista Zero Calcare, che ha portato sui francobolli i suoi famosi personaggi Armadillo e Lady Cocca, intenti rispettivamente a scrivere, a recapitare, a leggere una lettera. Sentite che cosa ci ha detto Zero Calcare. Che significa può avere nel 2022 ad oggi fa tornare le persone a scrivere? Allora, è strano, si prova una sensazione molto bizzarra, però diciamo che non l'avrei fatto se non ne fossi molto convinto, nel senso che poi veramente io sono molto convinto che la scrittura, cioè anche è un'igiene della comunicazione molto più importante di quello che passa attraverso la messaggistica istantanea, per il fatto di poter riflettere a quello che uno scrive, darsi il tempo, cioè è veramente qualcosa che secondo me andrebbe riscoperto. La mia rete sociale passa, il reddito della mia rete sociale passa anche molto attraverso le poste. Grazie. Dai, ciao. Un saluto allora a Zero Calcare, eccolo qui, noi andiamo ad inquadrare nel dettaglio. È bellissimo il folder che contiene i francobolli dedicati alla giornata della filatelia, disegnati appunto da Zero Calcare, 3 cartoline, 3 buste primo giorno di emissione, un foglietto, insomma sono prodotti davvero magici che potete trovare sul sito poste.it, negli uffici postali con gli sportelli filatelici e negli spazi filatelia.